60.000 uomini e 6.600 tonnellate di mezzi e materiali trasportati per un totale di 5.600 ore di volo effettuate in quasi 8 anni di impiego operativo sopra i cieli dell'Afghanistan nell'ambito della missione ISAF. Con questi numeri festeggiati simbolicamente con un passaggio a bassa quota su Camp Arena, si è conclusa l'ultima missione operativa dei piloti e degli specialisti degli elicotteri CH-47 della Task Force Phoenix. La componente ad ala rotante su base 7° Reggimento Aviazione dell'esercito Vega di Rimini agli ordini del colonnello pilota Giuseppe Potenza. Era il novembre 2007 quando gli equipaggi del 1° Reggimento dell'Aviazione dell'esercito Antares di Viterbo venivano rischierati e erati in Afghanistan con il compito di supportare le truppe del Regional Command West, il comando multinazionale interforze a guida italiana responsabile delle operazioni militari nella regione occidentale del paese. L'elicottero CH-47 è stato un assetto indispensabile nelle missioni di supporto logistico alle basi operative avanzate, di infiltrazione ed esfiltrazione delle forze speciali della coalizione e nelle attività di rifornimento d'urgenza ai posti di controllo delle forze di sicurezza afghane condotte nelle zone più remote ed impervie del paese. L'impiego per un così lungo periodo e l'eccezionale versatilità in tutte le condizioni climatiche hanno fatto del CH-47 l'elicottero dell'esercito più longevo nel corso della missione ISAF. I 4 CH-47 presenti in teatro rientreranno prossimamente in Italia a bordo degli aerei da trasporto Antonov. L'azienda ospedaliera universitaria di Sassari ha avviato una collaborazione con la scuola di direzione aziendale della Bocconi di Milano nell'ambito del Master EMAS, un Master in Management delle aziende sanitarie e socioassistenziali, al quale partecipa per l'edizione 2013-2014 una dipendente del servizio programmazione e controllo di gestione Sharon Podesva. È stato dunque istituito un gruppo di lavoro composto da persone che operano all'interno di strutture sanitarie pubbliche e private e che alle esperienza personale uniscono la conoscenza di logiche e degli strumenti manageriali acquisita durante il percorso formativo del master. I componenti del gruppo si occuperanno di effettuare una diagnosi del sistema aziendale con l'obiettivo di produrre un'analisi e una prima valutazione da mettere a disposizione della direzione generale. Nello specifico il progetto consiste in un'analisi organizzativa del blocco operatorio dell'AU e nella proposta di soluzioni organizzative finalizzate all'aumento della produttività e dell'efficienza del comparto operatorio, nonché del miglioramento del percorso del paziente chirurgico all'interno dell'azienda. L'evasione della tariffa di igiene ambientale fra il 2007 e il 2012 ammonta a circa 1.300.000 euro. Sono questi i numeri shock con i quali si confronta l'amministrazione comunale di Sennori. In questi giorni partono i ruoli coattivi del 2007, circa 118.000 euro, cui seguiranno quelli del 2008. A breve, al via anche gli accertamenti per il quadriennio 2009-2012. La vicenda tiene le casse comunali in un rosso perenne da quando l'amministrazione firmò una transazione milionaria con la società della Nettezza Urbana. È il risultato della politica disastrosa di quegli anni, accusa il sindaco Roberto Desini. Tutto questo risale al 2005, quando l'appalto della Nettezza Urbana fu affidato alla Manutencoop, al quale il comune doveva versare oltre 1 milione di euro l'anno per 9 anni. I primi problemi si notarono nel 2008, quando il Tribunale di Sassari emise i primi decreti ingiuntivi che intimavano all'amministrazione di pagare gli oltre 550.000 euro richiesti dalla società. Il comune, da parte sua, si oppose al ricorso della ditta esigendo qualcosa come 1.300.000 euro a titolo di penali contrattuali. Poi, a fine 2009, la società ottenne dal tribunale la sospensione dell'efficacia delle multe emesse dal comune. Intanto, con il passare dei mesi, maturava il nuovo conto della ditta, circa 1.700.000 euro per il 2009, cui si sono sommati 300.000 euro di ritardo sui pagamenti e 96.000 euro di adeguamento Istat. Nel 2011 il conto dei crediti vantati dalla Manutencoop sfiorava i 2.500.000. L'amministrazione comunale ha scritto alla Corte dei Conti affinché indaghi per individuare eventuali responsabilità. Lo scorso 5 luglio la signora Pasqualina Cucciari ha spento 100 candeline.
a festeggiarla i figli, i nipoti e tante persone, specie dalla borgata di Caniga, nella quale la signora Pasqualina vive dal 1946 e dove è affettuosamente conosciuta come zia Pasqualina. A festeggiarla è arrivato anche il sindaco di Sassari, Nicola Sanna. Una vita intensa la sua, madre di due figli, oggi la signora ha sei nipoti. Zia Pasqualina faceva la sarta, mestiere che ha portato avanti fino all'età di 80 anni, ma per anni ha lavorato anche nella tabaccheria di famiglia. Vedova dal 1976 del suo amato Sebastiano Columbano, la signora è considerata un esempio di forza e di tenacia, sempre attenta a non far mancare nulla ai suoi figli prima e ai suoi amati nipoti dopo. Una delle nipoti ci ha raccontato un episodio simbolo di quanto la nonna sia davvero speciale. Qualche anno fa si era fratturata l'omero, mai un lamento. A chi le chiedesse se aveva dolore, lei rispondeva che andava tutto bene. A distanza di tempo ha confidato alla nipote di non aver mai provato un dolore simile, ma di non aver mai detto nulla per non preoccupare nessuno. Auguri, zia Pasqualina, anche da tutto lo staff di TeleG. Amici, bentrovati a questa nuova rubrica Acqua Zoo, il mondo degli animali. Puntata dopo puntata impareremo tutto quello che c'è da sapere sugli animali. Ma perché farla qua? Perché questo è il posto perfetto, perché qui c'è la sede dell'ENCI, perché se volete un pedigree dovete venire qua, perché qua distribuiscono dei pasti gratuiti per gli animaletti abbandonati, perché qui passano veterinari, esperti in genere, appassionati, quelli che gareggiano alle gare, qua ci sono campioni mondiali. Insomma, questo è il posto giusto per imparare tutto sul mondo animale. Oggi parliamo di acquari. Ed eccolo qua, Francesco, l'esperto degli acquari. Perché ci vuole un esperto per gli acquari? Perché è una cosa molto bella, perché è affascinante, è anche semplice da fare, divertente da costruire in casa insieme ai vostri figli. Però prima di mettere i pescetti dentro, se non volete che vi muoiano, c'è un procedimento. Dobbiamo controllare l'acqua. E cioè? Dobbiamo controllare prima di tutto il pH dell'acqua. Tenete conto che ci sono dei pesci che hanno bisogno di un'acqua tenera, di conseguenza con un pH molto più basso, dei pesci che hanno bisogno anche di un pH più alto. In questo momento stiamo guardando dei bellissimi coicilia reticulata, che sono pesci che vivono in natura, vivono in acque addirittura salmastre, dove prediligono un'acqua molto più dura rispetto magari a un pesce del genere che sarebbero gli scalari. Quindi devo, prima di introdurre i pesci, devo assolutamente controllare almeno il pH dell'acqua. E come si fa? Si fa togliendo un campione d'acqua dall'acqua. Io adesso uso questo test della sera. Metto 5 ml di acqua del vostro acquario. Ma questo lo possono fare anche loro in casa? Sì, lo possono fare anche loro in casa, altrimenti se volete gratuitamente noi vi facciamo i controlli dell'acqua, mi portate un campione d'acqua in negozio e ve li faccio io i test. Quindi per un pH io metto 4 gocce di questo reagente, l'acqua poi si colora, poi io qua ho una scala di colori dove metterò il reagente, l'acqua che sto analizzando in base ai colori che mi dà il valore dell'acqua. Io in questo momento ho un pH intorno ai 7, che è un pH neutro, che va benissimo per ospitarmi tutti i pesci che vedete qua. Oh, questo è fondamentale, perché sennò poi comprate i vostri pesci, li mettete dentro e ovviamente avranno dei problemi. Ma non basta. Ma non basta, perché al momento che voi acquistate i pesci vanno comunque acclimatati. Per cui qui abbiamo sempre il vostro acquario, dove io prendo la busta dei pesci che ho appena acquistato, quindi li metto direttamente in acqua in maniera tale che poi loro devono percepire la stessa temperatura della vasca, la devono percepire nella busta. Ah, ecco, quindi vanno prima introdotti dentro, cioè acclimatati, e poi una volta aperta la busta li buttiamo dentro, no? Assolutamente no, bisogna abituarli alla nuova acqua che li dovrà ospitare, facendo questi semplici movimenti qua. Ma pensa, ma sono davvero così delicati? Assolutamente, bisogna inserire dentro l'acqua dell'acquario che li dovrà ospitare.
aspettiamo anche 10 minuti, dopo una decina di minuti si fa lo stesso procedimento mettendo dell'acqua dell'acquario dentro la busta. Una volta fatto questo sistema qua, i pesci si possono liberare. Ecco, una volta introdotti i pesci, ovviamente chiudiamo, se no saltano fuori, no, certo, non penso. Possono anche saltare fuori, no, certo, certo. Una volta che li abbiamo introdotti, come vedete, loro sono liberi e felici e non moriranno, perché senza questo passaggio è rischioso. Assolutamente sì. Adesso ve li potete godere, gli si può dare da mangiare subito? No, dopo una mezz'oretta io posso dargli direttamente anche il mangiare. Mi raccomando, non esagerando sempre nelle dosi, dare delle piccole dosi in maniera tale. I miei morivano perché io pensavo di fargli bene, gli davo da mangiare ogni tanto. Evidentemente c'era un sovradosaggio di roba da mangiare. Sicuramente. Con questo semplice passaggio io do da mangiare i pesciolini. Cioè, gli dai solo quello? Sì, gli do questo qua e poi aspetto un attimo perché che mi consumino il mangime che gli ho dato, e dopo che loro hanno consumato il mangime gliene posso dare di nuovo un altro pochettino. Non c'è il rischio che, come in natura, ovviamente il più forte, il più veloce, il più astuto mangia e gli altri no? Sì, ci sono anche i dominanti, purtroppo, e quindi magari non danno la possibilità al più debole di mangiare, però in linea di massima qua riescono a mangiare tutti i pesci. E a questo punto vi potete godere il vostro acquario, quindi vi mettete lì con i vostri figli, con la vostra compagna, create i colori, insomma quelle cose che vi piacciono di più e vi aggradano di più, e vi godete il vostro acquario, sicuri però che i vostri pescetti non moriranno. Per cui venite a chiedere consiglio, tanto è una cosa gratuita, in modo che proteggiate i vostri animali. Saluti e baci e alla prossima puntata. Bentrovati anche oggi con un nuovo appuntamento per Telegin Radio. Prima di cominciare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@telegi.tv se invece preferite mandarci una mail. Vi ricordo anche che siamo presenti sul web, basta cliccare su www.telegi.tv. Ogni giorno potete rivedere i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente man mano tutte le nostre produzioni. Oggi vi leggo un comunicato che ci arriva dal Museo del Vino, in cui si presentano 4 serate. Museo del Vino e Vigne sul Rau ancora insieme per la 4ª edizione della rassegna di Cinema di Vino. I grandi film si gustano in cantina. Si parte il 17 luglio per chiudere il 7 agosto con il consueto format che prevede la visita guidata, la degustazione di vini e prodotti tipici e dopo il tramonto la visione del film con il proiettore da 35 mm. Cinema e cantina, binomio inscindibile che negli anni ha avuto il gradimento di un pubblico sempre crescente. Sarà la componente enogastronomica, la passione per il cinema o il fatto che le iniziative sono di solito ospitate all'interno delle aziende produttrici, ma anno dopo anno la rassegna fa registrare una crescita costante nei numeri e nell'apprezzamento. Premesse che fanno di Cinema di Vino un appuntamento atteso per gli amanti del cinema e del buon vino. La manifestazione in Sardegna, la 4ª edizione, quest'anno è sostenuta interamente dal Museo del Vino di Berchidda e dalle Vigne sul Rau di Arzachena. Sono questi i cenni della rassegna Cinema di Vino 2014 presentata nei giorni scorsi ad Arzachena nella bella cornice delle Vigne sul Rau della famiglia De Muro. Non è un caso che Vigne sul Rau e Museo del Vino si siano ritrovati insieme anche quest'anno, vista la condivisione della sensibilità nei confronti dell'arte e della cultura. La manifestazione Cinema di Vino, ideata dall'omonima società con sede in Emilia-Romagna, è approdata in Sardegna 4 anni fa, grazie all'iniziativa del Museo del Vino di Berchidda. L'idea di importare la rassegna in terra sarda è legata al progetto del museo, mirato alla diffusione della cultura enogastronomica e alla promozione del territorio. La manifestazione di quest'anno comprende 4 appuntamenti. 4 giovedì in sequenza, a partire appunto dal 17 luglio e fino al 7 agosto. Si parte con il film La grande bellezza di Paolo Sorrentino con Tony Servillo, Carlo Verdone e Sabrina Ferilli. Si proseguirà il 24 luglio con The Butler,
Giovedì 31 luglio è il turno di come ti spaccio la famiglia e si chiude con l'arbitro per la regia di Paolo Zucca con Stefano Accorsi, Geppi Cucciari, Francesco Pannofino e Marco Messeri. Gli amanti del 35 mm sappiano infine che proiezioni e degustazioni si svolgeranno negli spazi esterni della cantina. Quindi si consiglia insomma un abbigliamento adatto alle serate estive vicine al mare. Questo era il comunicato delle cantine del Museo del Vino, scusate. Naturalmente, come sempre, mi fermo qui. Vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Prima di chiudere, vi auguro un buon fine settimana. Grazie e alla prossima. Previ dalla Sardegna, Villanova Monteleone, al via la seconda edizione dell'Ecofiera dei Formaggi che verrà inaugurata oggi a Villanova Monteleone. L'amministrazione comunale, nell'ambito di un percorso finalizzato all'uso sostenibile delle risorse, anche quest'anno ha organizzato un ricco programma di eventi. Con il patrocinio di alcuni enti, tra i quali Camera di Commercio di Sassari, Regione Sardegna, Associazioni Agricole, quest'anno è arricchita dalla preziosa collaborazione del Centro Commerciale Naturale Villanova, grazie alla disponibilità manifestata dal presidente Salvatore Pirisi e dei singoli soci che garantiranno il supporto organizzativo, oltre alla collaborazione dell'Agenzia Laore, della Proloco, di tutte le associazioni e comitati e della cooperativa allevatori villanovesi. Nelle due giornate della manifestazione prevista, nelle giornate di oggi e domani, saranno adottate una serie di misure finalizzate al rispetto dell'ambiente, pratiche che l'amministrazione comunale di Villanova Monteleone vuole proporre come modello da declinare a tutte le iniziative in cui possono essere applicate. Ricchissimo il programma della manifestazione, afferma il sindaco Quirico Meloni, che prevede il coinvolgimento e la partecipazione non solo dei produttori di formaggi sardi, ma anche degli operatori dell'agroalimentare a tutto tondo, che proporranno le proprie produzioni, dai salumi alle conserve, al vino, al miele, al pane e dolci, e una grande vetrina dell'agroalimentare sardo. Non mancheranno le creazioni dei piccoli artigiani o le esposizioni di macchine e attrezzi per l'agricoltura e il verde. Questa la dedichiamo a Capinuccio Tro. Era del padre. Traversando le quattori, un pirosca va fuori, mi infiammai tutto d'amore. E da una bocca un po' strana io la vidi che era una cubana. Le mulatte danno al tinto al cioccolato, specialmente se son ben fatte. Tabacco e racconciato. Lei mi prese per la veste, mi condusse un po' lontano sotto l'albero di un melograno. Vedi un buco in quella vista, diventai anch'io tubista. Andiamo in Cuba, andiamo in Cuba, andiamo in Cuba. Dove si in Cuba, dove si in Cuba, dove si in Cuba. Abbiamo due bimbi e son felice, l'abbiamo levati con l'incubatrice. Io gli diede il contrattato e gli mi diede il centro attacco. Tabacco e racconciato. Traversando l'equatore un pirosca va a vapore, mi infiammai tutto d'amore.
andiamo in Cuba. Dove si incuba, dove si incuba, dove si incuba. Abbiamo due bimbi e son felice, l'abbiamo levati con l'incubatrice. Arriva Canada. Va fuori, mi chiamai tutto d'amore. E dono bocca un po' strana, io la vidi che era una cubana. A me piace le mulatte, dalla titta al cioccolato, specialmente si son ben fatte. Andiamo in Cuba, andiamo in Cuba, andiamo in Cuba. Dove si incuba, dove si incuba, dove si incuba. Abbiamo due bimbi e son felice, l'abbiamo levati con l'incubatrice. Avis comunale di Sassari. Fino al 31 agosto 2014, tutti i donatori che effettueranno una donazione nel centro raccolta di Via Pavese parteciperanno all'estrazione settimanale di un buono spesa da 50 euro, spendibile in prodotti alimentari, nei supermercati del gruppo Mura, ad insegna CRAI ed Eurospin. Aurora Record presenta Melodie Sassaresi, primo volume, disponibile presso Studi di TLG, zona industriale Predanieda, strada 14, Pasticcerie Vanali, piazza Santa Maria 33 a Sassari e via Ettore Mura a Lipunti. Goody Music, via Carlo Alberto 31, Sassari e Radio Nova, via Donizetti 23, Sorso. Porto Torres. Scadono il 30 luglio prossimo i termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei voucher di cancelleria scolastica validi per l'anno scolastico 2013. Le domande vanno presentate presso il protocollo generale dell'ente in piazza Umberto I. Per informazioni 079-500-8563. Tatari in Fescia, decima edizione. L'Associazione Folclorica Tatari porterà anche quest'anno i suoni, i colori e i sapori della nostra tradizione nel cuore del centro storico, oggi dalle 19 con partenza da Piazza d'Italia. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.